benvenuta, dottoressa Del Maffeo, direttore della Polizia Ferroviaria. Un momento importante di incontro con gli operatori della Polizia di Stato, quindi dei vertici con la base. Sì, assolutamente, è un momento importante, è sempre positivo avere degli incontri, le problematiche sono diverse e tutti insieme si possono affrontare al meglio. Infatti, a proposito di problematiche, anche gli operatori della Polizia Ferroviaria sono frequentemente soggetti a tutta una serie di problematiche, anche di episodi di violenza, ne abbiamo visti molti nella cronaca. In questo periodo legato alla pandemia, forse anche a qualche problema in più. Devo dire che in questo periodo, che sicuramente è stato estremamente difficile, complicato per tutti quanti, a partire dai cittadini, gli operatori della Polizia Ferroviaria si sono dimostrati come sempre estremamente professionali e con quelle doti di equilibrio e di umanità che li caratterizzano. Non possiamo esimerci dal accostarci ai fatti di cronaca che hanno coinvolto proprio un appartamento alla Polizia Ferroviaria a Termini, ma semplicemente per fare riferimento a situazioni che sono spesso di difficile lettura da parte dell'opinione pubblica, per chiederle, l'operatore quando è per strada di fatto in pochi minuti assume delle decisioni che sono particolarmente importanti e impegnative, è attrezzato sotto tutti i profili per fare questo, sotto il profilo delle conoscenze, della preparazione operativa, delle dotazioni di mezzi? Sì, guardi, sicuramente appunto noi siamo sempre in mezzo alla gente e quindi la formazione è fondamentale. Credo che l'interesse anche da parte di tutto il Dipartimento, sia sulla formazione che sulle dotazioni, ci sia al massimo. Quindi sicuramente noi siamo molto vicini ai nostri operatori e gli diamo quegli strumenti di professionalità che sono necessari. Peraltro ci stiamo attrezzando. Nel suo settore ci sono delle criticità particolari che vi preoccupano più di altre, magari nei territori di frontiera, ad esempio? Ovviamente il dispositivo che abbiamo di Polizia Ferroviaria, diamo un nostro contributo in generale a quelle che sono le attività anche relative ai rintracci, situazioni che possono essere le più varie che coinvolgono la Polizia. Chiaramente la Polizia Ferroviaria non si tira mai indietro. Grazie.